Si può avere 164 anni ed essere giovani? Guardate questo yacht, è costruito da uno dei cantieri più antichi, eppure è modernissimo. Quando vedi questo simbolo, capisci subito di che barca si tratta. Si chiama Redoc ed è il primo esemplare del modello MV19 prodotto da Baglietto. Quando un cantiere identifica i suoi yacht con il nome proprio piuttosto che con quello del modello è perché si tratta di pezzi unici. In effetti non assomiglia a nessun'altra imbarcazione, ma è ovvio, Baglietto non copia, semmai traccia nuove rotte. In realtà potremmo dire che si sono ispirati a loro stessi. Nella Prima Guerra Mondiale costruirono i primi motoscafi veloci, chiamati MAS, acronimo di motoscafo armato silurante, e questo yacht li ricorda vagamente in alcuni tratti dello scafo e del ponte, ma non è bellicoso. Anzi, forse lo è, forse è pronto a sfidare i concorrenti in termini di velocità, ma questo lo vedremo tra poco. È interamente realizzato con lega di alluminio, 19,5 metri firmati da Francesco Paskowski, che con il suo studio di design ha curato sia gli interni sia gli esterni. L'ufficio tecnico di Baglietto invece ha progettato la carena, gli impianti e le propulsioni. Ora vediamo quanto è comodo e lussuoso e come sono riusciti a renderlo sicuro. Sì, perché i grandi open sportivi hanno sempre il problema di mostrare la bellezza di un lungo ponte di prua, libero da qualsiasi sovrastruttura, ma al tempo stesso c'è la necessità di proteggere le persone con la battagliola. Qui c'è, ma è quasi invisibile. Se vuoi un'auto cabrio, non prendi una vettura con tetto apribile, non ti soddisfa. Se vuoi uno yacht open, lo devi prendere così, con un hardtop di minimo impatto estetico, profilo e supporti sottili. Sotto l'hardtop un living con doppia zona pranzo e mobile bar. Verso poppa i prendisole e più in là ancora lo specchio si apre sul mare. Questa barca non ha niente di banale. Verso prua 5 posti a sedere, fronte marcia. Quello che vedremo negli interni è frutto delle richieste dell'armatore, perché questo è un prodotto personalizzabile. Del resto non viene realizzato con stampate, come gli yacht di vetroresina, ma tagliando e saldando le lamiere, che possono assumere posizioni e forme diverse. A centroscafo hanno collocato la dinette e sotto questo top la cucina, con cappa. Hanno apparecchiato per 4, ma ci sono 8 posti a sedere tra divano e puff. La cabina armatoriale si trova a prua, ma potendo scegliere la collocherei a poppa. Ogni mobile, ogni paratia, ogni celino non è banale. Tutto è stato disegnato per essere ammirato. Ma è soprattutto una barca solida. Questi oblò sono capaci di resistere alle tempeste. Le maniglie sono piacevoli, morbide e sicure. Le porte, così spesse, sono anche molto insonorizzanti. Ecco le due cabine ospiti, una con letti gemelli e terza cuccetta a pullman, l'altra con un letto singolo e un altro a pullman. Entrambe hanno bagni dedicati. Anche qui i dettagli sono molto curati. Questo disegno è stato influenzato dalla scelta di dare al comandante una cabina con accesso diretto dalla coperta, ma tutto può essere trasformato a piacere. I rivestimenti sono in noce canaletto, in forte contrasto con le pareti bianche laccate lucide. I pavimenti sono in rovere invecchiato. Gli interni moderni contrastano con il look esterno, certamente attuale, ma
con un certo sapore d'epoca. Qui è tutto grande, anche lo schermo in plancia, un 24 pollici. Lo posso vedere anche senza occhiali. Baglietto costruisce mega yacht plananti da 35 a 50 metri di alluminio e poi navi dislocanti di oltre 40 metri di acciaio e alluminio. Per loro deve essere stato un gioco da ragazzi realizzare questo MV-19, 19 metri e mezzo di lunghezza, 5 metri e 10 centimetri di larghezza e 32 tonnellate di stazza lorda, a secco. Lo hanno equipaggiato con due motori MAN della MAN. In totale abbiamo 3600 cavalli, sì, perché ciascuna di queste due unità biturbo diesel è in grado di sviluppare 1800 cavalli con i suoi 12 cilindri a V. L'ho già portato in planata a circa 14 nodi con i motori a 1250 giri minuto. Il carico su ciascun motore in questo momento è di circa il 45%. Questa è la fase più critica, più dura. Ci togliamo da questa andatura e ne cerchiamo qualcuna più coerente con le prestazioni di questo mezzo. Oggi la giornata non è favorevole per una piacevole navigazione. Beh, almeno con una qualsiasi imbarcazione, e con questa lo vediamo subito. Il mare è piuttosto mosso, un'onda lunga di scaduta e sopra un'onda corta breve e ripida. In totale il dislivello fra la cresta e il fondo potrebbe essere anche di più di un metro. Siamo a 20 nodi di velocità, il carico sui motori è salito di poco, intorno al 50%. Siamo a 1450 giri minuto, consumiamo in totale 230 litri di carburante e, beh, a 20 nodi si viaggia davvero bene, anche se in questo momento sto puntando la prua contro le onde. Diamo ancora un po' di gas, andiamo per gradi, per conoscerla, per capirla. Per migliorare le prestazioni hanno realizzato due semitunnel all'interno dei quali si avvitano le eliche e badate bene, sono eliche speciali. Hanno lavorato molto per riuscire a ottimizzarle e ottenere delle ottime prestazioni. 25 nodi di crociera, consumo circa 300 litri ora complessivi, 60% di carico sui motori e, nonostante l'onda, il comfort è altissimo. Possiamo andare molto di più con questa barca. Non sono molti gli yacht come questo con una carena a V profonda. Sapete qual è il vantaggio, la differenza? Che quando le condizioni non sono facili, quando c'è il mare mosso, è difficile che qualcuno possa superarvi. Ad esempio, in questo momento siamo a 30 nodi. Non sembra, vero? Abbiamo a disposizione 4000 litri di carburante e a questa andatura, 30 nodi, il consumo è di circa 400 litri ora totali, il che significa che potremo navigare così per 10 ore e percorrere 300 miglia. Una bella autonomia a questa velocità. Ho cambiato direzione e adesso sto prendendo il mare al traverso, ma in realtà sento che continuo a controllare perfettamente il mezzo e con questa sensazione mi sento anche in grado di dominare il mare. D'accordo, queste sono barche lussuose, ma vogliamo forse rinunciare a mettere giù la manetta? Non ho mai utilizzato i flap, né per planare né per raggiungere la massima velocità. Questo è il segno di uno scafo che è stato costruito per essere in assetto sempre perfetto, senza costringere il comandante a trovare un
una posizione ideale dei flap. E questo significa anche che un diportista o un armatore la può pilotare serenamente, se la può godere a 40 nodi di velocità con questo mare, con i motori al loro massimo regime, 2350 giri minuto. Baglietto costruisce yacht che solo pochissime persone al mondo possono permettersi di comprare e poi produce questo MV19 che loro chiamano Tender. Ma vi rendete conto? Una barca così Tender? È proprio vero. Con Baglietto siamo su un altro pianeta, in un'altra dimensione.